Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel secondo episodio su Super Dragon Ball Heroes. Ora ragazzi, io non voglio dirvi cavolate. Mezzanotte e 54 e io sono ancora qui a giocare a questo gioco meraviglioso. Prima di continuare, pollicione all'insù per supportare questi video. Sappiate che avrete la serie completa, con tanto di scontri online, insomma regà, tanta roba, massimo supporto. Vai, continuiamo. Che razza di incontro! Siamo sicuri che sia un principiante? Gioca come un professionista. Non so per chi fare il tifo. Wow, è divertentissimo! Quoto, vero, Tuberanza? Ma questo non era che un assaggio della mia vera forza. Avanti allora, fammi vedere di cosa sei capace. Molto bene, vediamo come te la cavi contro... Eh? Sta succedendo qualcosa fuori. Cos'è questo rumore? Che succede? Ah, quest'aura! Non può essere! Scusa, Tuberanza, proseguiremo l'incontro in un altro momento. Aspetta, dove vai? Great Saiyaman 3? Ah ok, il libro vuol dire dialoghi. Va bene, ok. Forse mi sarei dovuto chiamare Tube, non Tuberanza. Tuberanza è un po' lunghetto. Vabbè, chi se ne frega. Wow, che costume fantastico! È addirittura troppo perfetto, fa quasi paura. Ma guarda! Non mi aspettavo certo di finire qui. Dove sono? Questo posto è pieno di moscerini. Cooler. Vado a chiedergli una foto. Ehi, mettiti in fila. Ci sono prima... Un attimo, mi arriva un altro. Cooler, che ci fai qui? Deve essere tutto collegato a quella minaccia. Guarda, guarda. Allora non ci sono solo insetti qui. Bene, avevo giusto voglia di ammazzare un po' il tempo. Usa tutta la tua potenza e magari riuscirai a sopravvivere, per miracolo. Cosa? Datti una calmata, sei forte, giusto? A quanto pare fa sul serio. Dove è finito Great Saiyaman 3? Che succede? Ah, Cooler! Quello là indossa un costume da Cooler! Però c'è qualcosa che non va. Perché mi ha seguito? Vattene, è pericoloso. Quello non è un costume. Eh? Quindi è davvero... Vedo che conosci il mio nome. Allora lascia che ti mostri anche il mio potere. Ah, si mette male. Quel ragazzino rischia grosso. Ma cosa? Ha annullato l'attacco con la sua aura. Come osi, piccolo topo di fogna! Sì, è Trunks. È Trunks. No, raga, sono troppo forte. Li riconosco dalla voce anche giapponese. Sono una bestia, sono una bestia. Ci è mancato poco. Che sta... Wow, che spettacolo incredibile! Puoi dirlo forte. Stai bene? Sì, però... Questa non è una recita, vero? No, sono felice che tu l'abbia capito. Sì, allora, cos'è successo? Beh, credo che meriti di sapere la verità. Andiamo in un posto meno affollato. Ok, qui siamo abbastanza nascosti. Il nemico che abbiamo appena affrontato era reale, proveniva dal mondo del gioco, ma era il vero Cooler. Dici sul serio? Ma non è possibile! Vuoi dire che i nemici del gioco stanno apparendo nel mondo reale? Sì, più o meno è così. Cavolo, mi gira la testa. E poi quello strano potere che ha sprigionato prima. No, che ho sprigionato. Quello non riesco a spiegarmelo neanch'io. Tuttavia, oggi ho capito una cosa. Cioè? Che ho bisogno del tuo aiuto, Tuberanza. Eh? Per cosa? Non posso parlartene qui. Puoi raggiungermi più tardi al Laboratorio Eroi. Laboratorio Eroi? Sì, là ti dirò tutto quello che devi sapere. Ok, certo. Benissimo, usa questa mappa per trovare la posizione del Laboratorio Eroi.
Ok, quindi sì, per la storia dobbiamo seguire quella linea, ma c'è anche un free roaming, quindi andiamo in giro per la città. Ho detto agli altri di farti entrare, quindi aspettami dentro. Verrò da te appena avrò risolto le cose qui. A dopo. Il laboratorio eroi, eh? Andrò a dare un'occhiata. Qui puoi sfidare amici. Regà, non ci sto capendo molto. Parla con un personaggio indicato come importante per proseguire nella storia. Ok, la visuale è sempre questa. Mi muovo con WSAD. Con questi qua non faccio niente. Va bene, possiamo proseguire. In questa città superiormente è immensamente popolare. Ok. Hero Tower, dritto per dritto, non posso sbagliare. Vediamo, secondo la mappa, il laboratorio eroi è questo. Però il cartello dice Torre degli Eroi. Bah, sarà meglio entrare comunque. Sì, c'è un errore. Questo sembra un negozio. Non ditemi negozio di carte. Che spavento, chi siete? Questo sembra un'apa. No, è Kong, scusate. Noi ci occupiamo di proteggere il laboratorio eroi e la torre degli eroi. Sono gemelli? Chiaramente ha notato la certa somiglianza con Nappa. O Napa. Great Saiyaman 3 ci ha detto del tuo arrivo. Il laboratorio eroi è una struttura segreta. Poche persone sanno della sua esistenza e in pochissimi sanno come entrarci. Ti faccio strada, seguimi. Ok, grazie. Aspetta qui. E così questo sarebbe il laboratorio eroi. Great Saiyaman 3 non è qui. Chi è quella? Oh, c'è qualcuno. Ma c'è una maschera in testa? Salve? Ah, no. Ciao, anche tu sei stato scelto? Scelto? Per cosa? Non fare il finto tonto. Sei qui perché te l'ha chiesto il maestro, giusto? Maestro. Great Saiyaman 3 mi ha detto di venire qui. Sì, esatto, lui è il maestro. Nessuno lo chiama più con il suo vero nome, ormai. Oh, capisco. Ovvero Trunks. Great Saiyaman 3 è il giocatore di Super Dragon Ball Heroes più forte al mondo, che presto verrà rimpiazzato dal sottoscritto. Per questo tutti lo chiamano Maestro degli Eroi. Oppure solo Maestro. Oh, ok. Quindi sei stato scelto anche tu, eh? Sei qui per questo, no? Sì, mi ha chiesto di aiutarlo. Oh, quindi non ti ha ancora spiegato nulla. Vedi, sei stato scelto per... Scusate l'attesa. È arrivato in tempo. Non ti ho appena detto che tutti lo chiamano maestro? Ah, giusto, è solo che... Non fa niente, chiamami semplicemente maestro anche tu. Oramai ci sono abituato. Va bene, lo farò, maestro. Basta con le chiacchiere, maestro, sei in ritardo. Mi stavo accertando che non ci fossero altri segni della minaccia. Veniamo al dunque, lei è... Note. Anche lei è una giocatrice... Ah, ok, lei si chiama Note. Nome bruttissimo. È una giocatrice Super Dragon Ball Heroes che ho reclutato come te. Piacere di conoscerti di nuovo. Piacere mio, io sono Tuberanza. Allora, da quanto tempo giochi a Super Dragon Ball Heroes, Tuberanza? Ho giocato in Giappone e sto giocando adesso da casa. Ho iniziato oggi. Cosa? Ma allora sei un pivello. Maestro, sei sicuro di quello che fai? Tranquilla, anche se è un principiante, impara una velocità incredibile. Sono sicuro che ci sarà di grande aiuto. Spero che non diventi un peso. Ho qualcosa di speciale. Ha qualcosa di speciale, lo sento. È riuscito a bloccare un attacco nemico. Impossibile! Stai scherzando? In realtà, neanch'io so come ho fatto. Allora, farei meglio a scoprirlo. Un momento, maestro, hai detto nemico? Esatto. A quanto pare i miei timori erano fondati. Stanno apparendo nel mondo reale. Oh no! Purtroppo è così. Tuberanza l'ha visto con i suoi stessi occhi. Già, e ancora non ci credo, però era assolutamente reale. Veniva dal mondo del gioco, non c'è dubbio. Quindi si è verificata la situazione peggiore di tutte. Non avrei mai pensato che fosse possibile.
Come ho già spiegato a Note, chiamiamola Note, all'interno del gioco sta succedendo qualcosa di strano. Il nemico che ti ha attaccato è parte di questa anomalia e non possiamo permettere che accada di nuovo, giusto? Esatto, il mondo del gioco potrebbe collassare e la nostra realtà verrebbe invasa dai nemici pericolosissimi. Così saremo tutti in pericolo. Quanto vorrei che fosse solo un sogno. Cosa ha scatenato tutto quanto? Non cosa, ma chi? Una persona assetata di potere. Pur di ottenerlo, ha causato volontariamente l'anomalia e ha iniziato ad analizzarla. È completamente folle. Già, non può abusare del gioco in questo modo. Sono d'accordo, rischia di distruggere entrambi i mondi. Dobbiamo eliminare questa minaccia al più presto. Per questo motivo ho iniziato a formare una squadra. Credi davvero che saremo in grado di affrontare un nemico così potente? Sì, perché lo siete anche voi. All'inizio ho provato ad affrontare questo nemico da solo, ma è stato subito chiaro che essere un giocatore di Super Dragon Ball Heroes non era sufficiente. Mi servivano dei poteri speciali, ma non potevo coinvolgere altre persone in una faccenda così pericolosa. Così mi sono messo a studiare a fondo Super Dragon Ball Heroes per contrastare l'anomalia. Sono anche diventato piuttosto bravo e qualcuno ha iniziato a chiamarmi il Cavaliere. Tuttavia questo non è bastato, l'anomalia si è fatta ancora più forte. Tanto che ora non sono più in grado di affrontarla da solo. È qui che entrate in gioco voi ed è per questo che ho bisogno del vostro aiuto. Ma che possiamo fare se nemmeno tu riesci a respingere questa minaccia? Domanda lecita. Come vi ho detto, mi servivano dei poteri speciali. Ma anche qualcuno in grado di controllare il Trasferoe. Cosa sarebbe? Ve lo spiego subito. Si tratta di un metodo che permette di entrare all'interno del gioco. Entrare nel gioco? Mai sentito niente di simile. Ne ho sentito parlare da qualcuno che è riuscito a farlo. Dopo aver studiato tutti i passaggi, ho capito come ripetere la procedura. Questo laboratorio è stato costruito proprio in base ai risultati delle mie ricerche. Ma ora bando alle ciance, ecco i vostri trasferoi. Wow, già davvero forte. Una specie di anello del tempo di Zamasu. Come pensavo, siete entrambi compatibili con il dispositivo. In caso contrario, non sareste riusciti a usarlo. Aspetta. Vuoi dire che usando questo coso potrei anche incontrare il vero Goku? Sì, o almeno il Goku all'interno del gioco. È fantastico, non sto più nella pelle. Sì, ma non sarà una gita di piacere. La vostra è una missione pericolosa. Siete disposti a rischiare? Certo, voglio dire, incontrare Goku sarà fantastico. Ma soprattutto non permetterò a nessuno di usare questo gioco per i propri scopi. Tutti devono poterci giocare e divertirsi. E chiunque voglia impedirlo, se la vedrà con me, puoi contarci. Sono d'accordo, è imperdonabile. Il responsabile merita una bella lezione. E se noi siamo gli unici in grado di salvare il mondo, allora non possiamo tirarci indietro. Giusto, ci penseremo noi. Questo è lo spirito giusto, grazie a entrambi. Vi nomino ufficialmente Dragon Ball Heroes. Detto ad alta voce suona davvero grandioso. Sì, non è male. Non la deluderemo, maestro. Ehi, non c'è bisogno di tanta formalità. Comunque sia, anch'io farò del mio meglio per aiutarvi. Ma è vero, tu sei il nostro maestro, certo, ma adesso i titoli non servono più. Ora sono solo un vostro alleato. Sì, sì, signore, va bene così? Tu, Beranza, vieni, ho qualcosa per te. Ora ci picchia. Note ha già la sua, è l'uniforme della nostra squadra. Wow, stavo giusto pensando a quanto fosse bella. È davvero per me? Certo, fai parte del team adesso. Avanti, provatela. Beh, stupendo. Allora, come mi sta? Pensavo peggio.
rosso-nero, poi rosso-nero. Mi ci metti uno stemmino del Milan. Poi club più titolato al mondo e siamo a posto. Ti calza a pennello e ti dà anche un'aria da eroe. Davvero? Anche a me piace un sacco. Molto bene. Beh, direi che il più è fatto. Mi dispiace dovervi mettere subito al lavoro, ma la minaccia non aspetta. Dobbiamo occuparcene subito. Lo faremo, ma prima dobbiamo risolvere una questione. Non è vero, Tuberanza? Questione? Quale questione? Dobbiamo scoprire chi di noi due è più forte. Fatti sotto. Cosa? Adesso? Non possiamo rimandare, Note. Assolutamente no. È una faccenda della massima urgenza. E poi dobbiamo affrontarci per capire quali sono i nostri punti forti e le nostre debolezze. Non hai tutti i torti, ma il tempo stringe. Va bene, ci sto. Aspetta, Tuberanza. Mi dispiace, maestro, ma non posso rifiutare una sfida. Sapevo che la pensavamo allo stesso modo. Mi arrendo. Va bene, fate come volete. Almeno servirà come allenamento per il gioco di squadra. Però, se proprio volete battervi, perché non lo fate all'interno del gioco? Così imparerete anche a usare il trasferoe. Sembra divertente, ci sto. Quindi entriamo nel gioco? Sì, anch'io. Allora, combatterete in un'era piuttosto pacifica. O specifica, non ho letto bene. Che ne dite della terra dopo la morte di Radish, quando tutti si allenavano? Lì nessuno ci disturberà. Per me va bene, iniziamo. Ok, preparate i trasferoi, si parte. Perfetto, immagino io debba andare qui, giusto? Piacere di conoscerti. Se riuscirai a superare le mie missioni, ti ricompenserò profumatamente. No. Parliamo con questa? Un momento, non è detto di essere principiante. Dovresti almeno imparare le basi da Lulu. Ok, allora devo andare di qua. Sì, va bene. Ora dovevo 5 missioni diverse. Nella prima ti parlerò di 3 diversi tipi di battaglia. Cioè, quindi devo fare tutte queste? E va bene. Addestramento tipi di battaglia. Vai. Almeno, regà, capite anche voi come funziona. Nemico apparso. Round 1. È importante ricordare i vari tipi i tipi battaglia. Ogni carta ha il suo tipo. Usiamo i tipi eroe, elite e berserker. Tutti loro hanno effetti co-op. I tipi eroi sono lottatori bilanciati con buona difesa. Hanno uno stile di combattimento eroico. La loro semplicità d'uso li rende perfetti per i principianti. Ok. La carta che appare sotto i personaggi di eroi è rossa. Ok. Ora piazziamo le carte di tipo eroe nell'area attacco. Va bene. Sì, signor. Ci sei. Adesso seleziona conferma. Va bene. Scusa, ma se io premo Z, che succede? Ah, saltare il tutorial? Sì. Eh? Magari il tutorial poi me lo rifaccio per conto mio, regà. Però intanto registro un altro episodio. Sì, sì. Ok, beh, i vari tipi. Va bene. Se vuoi spostare, va bene. Ma diamo solo una letta iniziale per capire di che cosa tratta. 4 tipi. In questo round ti illustrerò le tue abilità. Esistono 4 tipi di abilità e ciascuna viene attivata in modo diverso. Attacco. Innanzitutto abbiamo le abilità che si attivano piazzando le carte in area attacco. Piazza la carta con la freccia nell'area di attacco. Perché ha un'abilità. Quando l'abilità attacco è utilizzabile, apparirà un'icona. Ah, eccola qui. Ci sei, adesso seleziona conferma per iniziare la battaglia. Vedete, qui c'è un oggetto che poi si attiva. Io potrei anche saltare questa parte del tutorial, perché abbiamo capito che ci sono gli oggetti. Ok. Così possiamo andare più avanti in questo episodio. Abbiamo ricevuto un premio, grazie. Poi ovviamente li rifaccio sti tutorial. Abilitazioni carta. Ok, vediamo. Vai. Nella potenza di avversario maggiore sarà la possibilità.
Vediamo, la spiegazione ce la guardiamo, poi non ci guardiamo il resto. Elite, Berserker, ok. Impara come usare abilità, azione. Round 3. In questa battaglia ti spiegherò come cosa sono le abilità azione carta, AAC. Le AAC sono abilità che si attivano quando vengono rispettate determinate condizioni, come ad esempio essere un attaccante dopo un certo round. Ok, sarebbe l'attacco speciale, immagino. Eccolo! Regà, l'attivazione è quella che dovete fare velocissimo. Provo ad usare la C trasformazione in questa battaglia. A sto giro ce lo vediamo. Un'attività con trasformazione. Ok, Goku. Adesso seleziona conferma per dare inizio alla battaglia. La trasformazione la facciamo. Scatena la AC o EEC trasformazione. Usa sopra sotto, destra sinistra per potenziare. Ma sono una bestia, so. Sfascio la tastiera, sfascio. What the fuck? Sì, così. Esistono tantissime altre azioni di trasformazione. Madonna. Fatemi spacchetta. Fatemi spacchetta. Spacchetta, spacchetta. Lo vogliamo vedere Goku Super Saiyan God all'attacco? Super Saiyan God, Super Saiyan o Super Saiyan Blue? Ma che vuoi fare, frate? Ti demolisco, combà. Demolisco. Attacco speciale pronto. Kamehameha divina. L'ho disintegrato. Scusa tutorial. Scusa. Il tuo team vince. Missione compiuta. Questo è il mio gioco. Questo è il mio gioco. È il mio gioco per forza. Lo amo. Lo amo alla follia. Con adesivi. Grazie. Super adesivi. Ok. Devo farle per forza tutte? Scusate, vorrei un attimo capire. No, non vorrei che... Posso anche uscire, però non credo. Vabbè. Facciamo, quando è? 4? Ah, sono solo 4. Poi... No, sono 5. Vabbè, dai. Affrontiamola. Vediamo qui cosa succede. Che figo quello. Elite, eroe, eroe. Azione tocco. Cos'è azione tocco? Ora ti illustrerò l'abilità di tocco. AAT. Sono abilità che puoi attivare toccando lo schermo e seguendo particolari movimenti. Prova a usare AT super energia in questo scontro. Allora, chi è che ha l'abilità? Eccolo qua. Conferma per dare inizio alla battaglia. Fatemi capire l'abilità tocco. Immagino che io debba toccare sullo schermo. Vabbè, ho vinto, però stavolta è stato pessimo. Sì, ma l'abilità tocco? Ok, modo super energia. Scatena la AT. Seleziona una carta con l'abilità che vuoi usare per... E poi muovili... Ok. Attacca l'avversario. Continua a toccare e muovere. Ma siete seri? Ma siete seri? Ora scagliala. Meraviglia. Ragazzi, è un gioco pazzesco. Ragazzi, è un gioco pazzesco. Io ho la pelle d'oca. A quanto siamo? Abbiamo tempo per fare l'ultimo tutorial. Abbiamo tempo. Pazzesco. Troppo bello. Sono emozionato. Tra poco piango. Che ora abbiamo fatto?
1:20. Che poi questi video devo anche editarli, quindi farò tutto stanotte per avere poi i video pronti domani. Voi sarete belli nel vostro lettino e io qui a lavorare per voi. Lo faccio volentieri. Unità supreme. E beh, a questo punto ci stiamo, facciamola. Cerchiamo di capire, almeno finiamo questo tutorial. E così non ne parliamo più. Nemico apparso. Abilità unità. Abbiamo un Goku. È il Goku Super Saiyan 4 quello, sì. Le unità supreme. Oggi una carta mazzo è come energia per usarla. Usa energia eroe per attivare una vasta gamma di effetti. Quando tutti i membri di unità sono insieme all'inizio di un round e hai la quantità necessaria di energia eroe, queste abilità si attivano automaticamente. Per ora provo a usare lo spezza limiti. L'effetto di questa unità può essere attivato accumulando 3 barre di energia eroe. Sì che mi ricordo, basta tenere le unità qua sotto. Guadagnare ogni volta che... Ok, ora sposta le carte nell'area attacco. Incrementa il tuo livello. 3 barre di energia eroe. Allora, 1, 2, 3. E ora si sblocca quello. Scusa, è questo? Vabbè, vediamo, cerchiamo di capire sta cosa. Poi questi sono tutti i tutorial che io rifaccio per conto mio perché devo imparare bene il gioco. Vinco sempre, però non dovevo fare il supremo. Ok, attacca lui. Potrei anche saltarlo, però no, voglio un attimo vedere che effetto fa quell'abilità lì. Perfetto. Un attimo che capite il tempismo, avete fatto, eh. 537, andiamo. Mi fai solo perdere tempo, Gohan. Ok. Riunisci tutti i membri della tua unità. Eccolo. Membro 1 e membro 2. Ma non ditemi che si fondono perché me ne vado, eh. Devi spendere energia eroe. Sì, ora l'effetto della tua unità sovrana si attiverà. Effetto unità. Posso usare l'attacco speciale? Chiudi la partita in questo round. Ciao. Aspetta, che succede? Ah, un ordine gli devo dare. Va bene, scusate. Sicuro dovrebbe essere il Goku Super Saiyan 4. Se non vado errato, eh. Tua fase di attacco. Oh, sai che non riesco a capire se è Goku? Boom! Perfetto! Attacco speciale pronto. Però è Goku quello di Heroes. Sì, vabbè, ma che grafica c'ha, ragazzi? Io non ho parole, ragazzi, sono totalmente preso da sto gioco. Vabbè, abbiamo chiuso l'avversario, possiamo saltare il tutorial, tanto vabbè. Ok, io e vabbè, complimenti, adesso ci dirà. Il tuo team vince. Ok. Altro tutorial completato, dovrebbe essere l'ultimo questo. In teoria. Comune cannone Gallic con adesivi. Ok. Ottimo lavoro, hai completato tutte le missioni. Come promesso, ecco la tua meritata ricompensa. Un regalo per te. Giru Giru? Inserisci un nome. Joseph. Userà questo nome, Joseph. Sì. Nome registrato, Joseph. Ci sta, no? I moduli in battaglia. I moduli attivano potenti effetti speciali in battaglia. Esistono moltissimi effetti tra cui scegliere. Quindi quelli più adatti a te per avere un semplice vantaggio in battaglia. Puoi ottenere nuovi moduli affrontando le missioni. Quindi trovo quelli più adatti a te per avere sempre un vantaggio in battaglia. Ok. Ragazzi, io penso che per questo video sia veramente tutto. Ora noi probabilmente ci vedremo domani
con un nuovo episodio, il terzo su Super Dragon Ball Heroes. Ragazzi, mi sta prendendo in una maniera che non avete idea. Ora, il non poter andare avanti sarà una cosa molto difficile per me, ma ho rispetto per voi e vi aspetterò. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!